Ma ieri, 28 novembre, ricorreva anche l'anniversario della dedicazione della Basilica di Santa Maria Maggiore nella concattedrale dell'Arcidiocesi. Ascoltiamo Monsignor Angelo Di Pasquale, arciprete della Cattedrale di Barletta. Oggi la comunità barlettana è in festa perché celebra la sua cattedrale. Per esattamente l'anniversario della dedicazione. Dire che ogni anno celebrare la dedicazione di un riferimento alla Chiesa significa un qualcosa che è sempre vivo, ecco, perché lo spirito della dedicazione rimanda in realtà alle persone, ecco, che si imprime. Poi ci troviamo in un monumento veramente prestigioso, questo della Puglia, no? È un grande monumento che contiene secoli di storia. Praticamente dove ci troviamo sono oltre 2000 anni. Quella che celebriamo oggi precisamente sono 288 anni dell'ultima della dedicazione, perché questi monumenti che sfidano i secoli. Si è sentito l'esigenza di riconsacrarli, ridedicarli. Quella di oggi è quella dell'ultima dedicazione, qui sono 288. In realtà poi sono 750 anni della precedente e poi c'è stata ancora un'altra dedicazione, quella dei 750 anni della Basilica Alto Medievale, i cui resti si trovano nella zona archeologica, che come dire, è Sottostante. sottostante alla parte che praticamente sostituisce l'altra basilica, no? L'altra basilica del VI secolo d.C., quindi anche il tempo dice, ecco, di che cosa stiamo parlando, di riferimenti molto, molto nobili, molto alti, sono i segni della fede impressi un po' nelle pietre, però ecco ciò che si vuol celebrare oggi è un riferimento vivo, sono le persone che si radunano in questo luogo da millenni.